Dottor Milanese, allora, intanto le chiedo dal suo punto di vista, dal punto di vista insomma, anche di tecnico, di infettivologo, qual è lo stato dell'arte dal suo punto di vista della campagna vaccinale? Cioè stiamo andando nella direzione giusta? Abbiamo un numero sufficiente di vaccinatori, che era l'altro grande problema o no? Ma guardi, il problema a cui stiamo assistendo è che abbiamo un esercito sparso sul territorio, mancano i fucili e le cartucce, per cui innanzitutto devono arrivare i vaccini. A questo esercito noi abbiamo, come Confcooperative e come Confcooperative Sanità, dato la disponibilità ad arruolarci, ma anche questo arruolamento deve avvenire in senso ordinato, perché abbiamo ascoltato dal generale Figliuolo una parola che a noi piace molto, la capillarizzazione. Cioè il sistema sanitario deve immaginare un nuovo paradigma. Noi abbiamo visto, prima del Covid, se avessimo pensato a una regione dove il sistema sanitario funzionasse, avremmo pensato alla Lombardia. E Sì. oggi abbiamo visto che non è così. Quindi è evidente che il sistema sanitario, come l'abbiamo pensato, non funziona, non funzionerà. Bisogna renderlo fruibile dai cittadini, bisogna renderlo capillare sul territorio. Quindi noi siamo proprio quell'esercito di persone che con le cooperative farmaceutiche, con quelle dei medici di medicina generale, con le sociosanitarie nell'assistenza domiciliare, può arrivare fino alle case delle persone. Allora, quali sono i bisogni oggi dei cittadini? I bisogni dei cittadini sono quelli di avere un sistema fruibile. Quindi anche la farmacia dei servizi, che diventa un luogo di vaccinazione in forma ordinata, Sì. Diventa un luogo per i cittadini visibile, per i cittadini, i cittadini sanno dove si trova. L'importante è che però, ecco, la cosa che a me duole è che quando noi parliamo di sistema sanitario non parliamo mai di sistema, pensiamo sempre a dei blocchetti messi accanto l'uno all'altro. Pensi se la farmacia dei servizi fosse collegata alla medicina generale e tutto questo sistema fosse collegato a chi fa assistenza a domicilio, ecco che saremmo in un sistema sanitario, oltre il Covid, che darebbe ai cittadini le risposte che meritano. E in fondo lei dicendo questo già ci proietta in qualche modo anche al dopo emergenza, perché abbiamo tutti capito che batosta ci sta dando, ci ha dato questa pandemia, abbiamo anche tutti capito che va riorganizzata la nostra sanità, la sanità pubblica in particolare, no? Dottor Pancani, va ripensata totalmente. Cioè dal 78 che l'OMS dice a tutti i paesi evoluti attenti perché la sfida è la cronicità, non è più Sì. l'acuzie. Quindi non basta più l'ospedale. Pensi alla Lombardia, sono ancora dal punto di vista ospedaliero un riferimento. Ma Certo. se tu non organizzi il territorio, cioè l'assistenza primaria, noi avremo sempre problemi. Dopo il Covid rimarranno 24 milioni di italiani con problemi di cronicità, 2 milioni e 900 con problemi di non autosufficienza. Ecco, noi ci candidiamo e ci arruoliamo non perché abbiamo smania di protagonismo, ma perché siamo accanto ogni giorno a 7 milioni di italiani che hanno questi bisogni. Senta, mi dice ancora un'ultima cosa, poi devo andare in pubblicità, perché voi vi occupate anche molto di anziani, di residenze per anziani. Abbiamo visto che ancora se con numeri insufficienti, con la vaccinazione agli ultraottantenni, agli operatori delle residenze per anziani, ovviamente è precipitata fortunatamente la mortalità. Certo. Va meglio la situazione, avendo come lei un osservatorio, diciamo, nazionale, va meglio adesso finalmente la situazione per le persone più anziane e più fragili? Nell'RSA va meglio. Sicuramente abbiamo ancora negli ultraottantenni e nella categoria 70-79, le pensi su 3.000 decessi, 2.005 riguardano questa categoria. Eh sì. Allora, nell'RSA è stato fatto già abbastanza, non del tutto, anche perché io poi penso che tutto il personale che ha ruoli di assistenza debba vaccinarsi. Ecco, Non c'è nessuna possibilità. questo è molto importante, detto peraltro da un infettivologo, da un medico. Volevo aggiungere qualcosa al dottor Milanese? Su No, che cosa? volevo dire che io Sulla... concordo pienamente, cioè il nostro sistema sanitario va tenuto sui principi su cui lo abbiamo creato nel 78.
deve però svilupparsi sul territorio in termini di assistenza primaria, perché altrimenti l'ospedale non ce la fa da solo. Quindi questo è il punto. Manteniamo nei principi saldi, però immaginiamo, costruiamo quello che oggi sul territorio non è un sistema. Prima di chiudere chiedo al dottor Milanese ancora una riflessione su questa benedetta, maledetta assistenza domiciliare, no? Anche le cure a casa degli ammalati di Covid, no? Un'altra grande polemica. E ce la faremo? Ci insegnerà qualcosa questa pandemia o no? Guardi, noi abbiamo la speranza che questo Covid aiuti finalmente a far partire questa cenerentola del sistema sanitario che è fondamentale. Oggi pensi anche sui 570.000 positivi, attualmente 540.000 sono in isolamento domiciliare. E alcune realtà anche che fanno parte del nostro mondo stanno assistendo a domicilio i pazienti, alcune stanno anche vaccinando a domicilio i pazienti. Oggi l'assistenza domiciliare in Italia è ancora ai minimi termini. Abbiamo circa 300.000 persone assistite, quindi il 2,8% per 12 ore anno, 15 ore se mettiamo anche la parte sociale. Annue. Dobbiamo arrivare a 900, 1 milione per 20 ore mese. Questa è una rivoluzione. Cosa significa una rivoluzione? A cui servono risorse finanziarie e risorse umane. Noi abbiamo, non avremo mai le 100.000 persone assistenti che servono, a meno che non utilizziamo, e c'è adesso in Senato una legge importante sull'operatore sociosanitario specializzato, che potrebbe diventare il trade union fra l'infermiere, il medico e la famiglia, con un tirocinio che può fare tranquillamente anche a livello regionale, potremmo dare anche 30.000 posti di lavoro. 30.000 posti di lavoro, guardate che nel settore della sanità ha voglia posti di lavoro. E quindi grazie per questa informazione, questa sottolineatura.